tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le famosissime piade romagnole, dei pani che sono proprio provenienti da questa terra, ossia l'Emilia Romagna, e che sono molto apprezzate al giorno d'oggi. Vennero introdotte nel dizionario italiano dallo chef anglico nel 1371 e lui le considerava come dei pani molto semplici poiché erano formati da ingredienti poveri. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di farina 00, 80 g di olio extravergine di oliva. Noi oggi utilizziamo appunto l'olio perché vogliamo creare delle piade leggere, ma se voi volete seguire la ricetta originale dovrete mettere 125 g di strutto, a seguire 250 ml di acqua tiepida e infine 10 g di sale. Per prima cosa abbiamo trasferito in una ciotola più grande la nostra farina, ci abbiamo fatto un bel buco in mezzo e ora aggiungiamo l'acqua, l'olio, e il sale. Fatto ciò, mescoliamo il tutto per bene e, una volta assorbiti tutti i liquidi, trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro. A questo punto continuiamo ad impastare finché non otterremo un impasto omogeneo. Se vedete che il vostro impasto si attacca al piano di lavoro, non preoccupatevi, aggiungete semplicemente un pochino di farina. Finiti di amalgamare tutti gli ingredienti, il nostro impasto si presenta in questo modo. E ora lo avvolgiamo in un foglio di pellicola alimentare trasparente. Lo chiudiamo per bene e per benino perché non deve passare neanche uno spiffero d'aria. E ora lasciamo il tutto a riposare a temperatura ambiente per una mezz'oretta. Passata mezz'ora, lavoriamo un po' il nostro impasto fino a dargli una forma cilindrica. Da cui ricaveremo delle palline da 100 g di impasto ciascuna. Diviso l'impasto in pezzi da 100 g, ora li lavoriamo un pochino fino a creare delle sfere. Proprio in questo modo e continuiamo finché avremo finito i pezzettini. Finite di creare le nostre palline, ora le avvolgiamo di pellicola alimentare e le lasciamo riposare in frigo per mezz'oretta. Passata la mezz'ora spolverizziamo il nostro piano di farina, prendiamo i nostri dischetti di piadina e li stendiamo per bene finché non li abbiamo finiti tutti. Finite di stendere le nostre piadine, non ci rimane altro che bucherellarle con una bella forchettina e poi metterle a cuocere. A questo punto non ci rimane altro che cuocere le nostre piadine e le cuociamo 2 minuti per lato. E mi raccomando, muovetele sempre come sta facendo la mia mammina. Continuiamo questo processo finché non finiamo tutte le nostre piadine. Ma guardate come sono venute bene le nostre piadine! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa deliziosa piadina e la facciamo nel mio modo preferito, ossia prosciutto crudo, burrata e ora insieme a voi aggiungo anche la rucola. Adesso la chiudiamo. E buon appetito!
favolosa, leggera, che non è neanche troppo saporita, proprio perché gli serve questo ripieno delizioso. Poi questi ingredienti così buoni, insomma, veramente ragazzi, una piadina stupenda, assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!